Dopo le due vittorie consecutive con Casalbordino e Ponte Omano, l'Alba Adriatica vuole sfruttare l'ottimo momento. Negli 11 titolari tornano Giovannone e Branno al posto di Passamonti e Neri. Per il Lanciano 7 punti nelle ultime tre di campionato. Esordio per Stefano Bellè, che prende il posto di D'Aleno sulla panchina dei Frentani, che si affiano davanti a Bocchio, Rei, Bertino e Crudo. Nel primo tempo l'Alba domina, ma la prima occasione in favore degli ospiti. Bertino, dal limite dell'area, allarga sulla destra, dove arriva Rei, che si sposta il pallone sul mancino, ma non inquadra lo specchio della porta. Dall'undicesimo fino alla fine del primo tempo c'è solo l'Alba. Torre, dalla lunghissima distanza, prova a beffare Elezai, palla che sorvola la traversa. Miracolo dell'estremo ospite al tredicesimo, su Icramellà, che sfrutta un cross dalla sinistra di Picone. 17° minuto, penalty per l'Alba. Brando viene atterrato in area. Per il signor Di Caro di Chieti non ci sono dubbi. Icramellà si presenta dal dischetto, ma calcia alto. Il numero 11 Albense si riscatta 2 minuti dopo e porta avanti i suoi. Punizione battuta in area. Icramellà di testa anticipa Elezai. 1-0. Al 26° può raddoppiare l'Alba. Colpo di testa di Fabrizi da corner. Elezai risponde presente. 3 minuti dopo l'estremo lancianese deve respingere con i piedi sul tentativo del solito Icramellà. Sul corner successivo Torre raddoppia con un colpo di testa che non lascia scampo alla formazione di Bellè. Si va a riposo sul 2-0. La ripresa si apre con la rete firmata da Anas Icramellà, doppietta per l'attaccante marocchino che raccoglie un lancio dalle retrovie. Si gira e fa partire un tiro potente che si insacca alla destra di Elezai. Occasione per il 4-0. Torre propone a Censori un cioccolatino solo da scartare, ma il numero 10 in corsa non trova la porta. Al quarto squillo del Lanciano. Ci prova ancora Rei. Barduagni manda in angolo. 17° minuto. Cross morbido di Branno. Dall'altra parte ci arriva Icramellà che di testa sfiora il palo. Il marocchino poco dopo uscirà ricevendo una meritatissima standing ovation. Al 31° Censori calcia debole e centrale dal limite. La fortuna non assiste il Lanciano al 33°. La punizione di Bertino si stampa sulla traversa. Sulla respinta Bocchio colpisce il palo. Al 42° il portiere Frentano rischia la frittata. Regala palla a Censori, che però non approfitta. Continua a volare l'Alba Adriatica, terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Mister De Amicis, che superano proprio il Lanciano. Per gli ospiti una sconfitta da cancellare subito. Giovanni Torre, anche oggi un gol messo a referto, ma l'Alba Adriatica vola. Beh sì, oggi è stata una bella partita di ottima intensità, penso, da parte nostra. È una vittoria che ci dà morale e continuità nei risultati. Oggi era molto importante vincere, perché davamo continuità a un terzo risultato di fila e ce ne abbiamo ancora un altro prima di finire un 3-4 partite importanti, che dove ci eravamo già prefissati degli obiettivi, e per adesso siamo sulla buona strada. L'Alba così dove può arrivare? L'Alba così in questo momento, con questa, diciamo, con questa forza, con questo spirito, penso che possiamo dire la nostra. Il nostro obiettivo è la salvezza, però con la rosa che abbiamo, una rosa molto giovane che ha voglia di fare, possiamo dire la nostra. Per adesso vediamo risultato dopo risultato. Grazie. Esordio sulla panchina del Lanciano, di cosa ha bisogno questa squadra? Ma diciamo che sono arrivato venerdì mattina e non parlo mai io degli assenti, ma oggi era comunque, bisogna parlarne, che tra squalificati, infortunati, D'Aleno che è andato via, comunque eravamo rimaneggiati. Hanno giocato due centrocampisti centrali dietro, non è stata una partita fatta bene. L'Alba Adriatica ha meritato di vincere, complimenti, perché sono una buona squadra, e noi dobbiamo imboccarci le maniche, dobbiamo già da domani lavorare tanto, perché ne abbiamo bisogno. Mercoledì sarà un'altra gara tosta, importante, però abbiamo qualche
qualche recupero che ci permette di essere un po' più solidi. La squadra è buona, anzi ottima, e dobbiamo mettere in atto queste nostre qualità con tante altre cose, il lavoro, il sacrificio e tutti gli ingredienti che necessitano per fare un buon campionato.